È iniziato ieri il lungo weekend di attività culturali che interesserà il comune di Rutino, borgo dell'entroterra cilentano, in occasione dei tradizionali festeggiamenti di San Matteo. Nella giornata di ieri, alla presenza del vescovo Monsignor Ciro Miniero e dell'assessore regionale al turismo Corrado Matera e del primo cittadino Giuseppe Rotolo, sono state accolte le reliquie di San Matteo ed è stata aperta la fontana riqualificata con la presentazione dei lavori effettuati, ovvero le raffigurazioni della traslazione del santo sui 10 archi prospicenti la fontana, con i disegni e direzione artistica dell'architetto Renaldo Fasanaro. Sono due momenti importanti, due momenti da valorizzare, da riconoscere, da apprezzare, ma soprattutto da seguire da un punto di vista religioso, innanzitutto. Noi abbiamo la tradizione di San Michele, che è ultracentenaria e che è legata a Rutino in maniera indissolubile, e che ovviamente resta il momento più importante, il momento del Santo Patrono, e che avremo poi domenica con il tradizionale volo dell'angelo. A questo però stiamo aggiungendo San Matteo, per oltre 100 anni, circa 150 anni, una fontana dimenticata, chiusa, nessuno l'aveva mai vista, che noi, con l'aiuto ovviamente, come dicevo prima, di persone che hanno esperienza, hanno capacità, hanno bravura, abbiamo riscoperto, abbiamo riaperto e abbiamo ritenuto necessario, utile, rendere disponibile ai cittadini, ai visitatori. Sembra che sia una iniziativa assolutamente ben accolta, abbiamo avuto l'apprezzamento dell'assessore Corrado Matera, abbiamo avuto l'apprezzamento dei presenti, ma soprattutto di coloro che seguono con attenzione, studiano con attenzione il percorso delle reliquie di San Matteo. Noi con la Fontana di San Matteo riteniamo di poter accogliere il turismo religioso e lo facciamo anche con un sistema di accoglienza molto ben strutturato. Noi abbiamo tantissimi B&B, agriturismi che fanno accoglienza e quindi a Rutino chi viene può solo aver modo di trovarsi bene, di gustare prodotti eccellenti, di assaggiare un buon vino e di poter trascorrere qualche ora in assoluta spensieratezza in un posto incantevole. I festeggiamenti continueranno anche per la giornata di venerdì 10 maggio con la visita delle scuole alla fontana, dove incontreranno una delle artiste che ha dipinto gli archi di San Matteo. In serata invece alle ore 20:30 si terrà la grande rievocazione storica del miracolo dell'acqua a cura di Gaetano Stella, dove oltre 60 attori presenteranno la rievocazione del miracolo dell'acqua avvenuto a Rutino nell'anno 954 durante la traslazione delle reliquie del santo. Sabato 11 maggio invece farà tappa a Rutino il TG itinerante di Rai 3 con il giornalista Rino Genovese e domenica 12 si terrà come conclusione dei festeggiamenti la festa patronale.